Prima contro terza è Lazio-Lodigiani, il big match dell'undicesima giornata del girone B. La capolista di Alboni scende in campo con Morsa tra i pali, Bedini, Minelli, Del Mastro e Quaresima in difesa, Rossi, Carboni e Marafini a centrocampo. Napolitano agisce alle spalle del duo d'attacco, composto da Cherubini e Botticelli. Rispondono gli ospiti di mister Babini con Pirrone tra i pali, Luciani, Perez, Igini e Merola in difesa, Pera, D'Antoni ed Evangelista a centrocampo, Abdalla, Del Canuto e Limongelli compongono il tridente offensivo. Non è un caso che il risultato si sblocchi dopo appena 7 minuti. Cherubini si guadagna una punizione che lui stesso si incaricherà di battere. Il pallone attraversa tutta l'area e Minelli è il più lesto di tutti a tuffarsi in estirada e correggerlo in rete. La squadra di Babini accusa il colpo e per poco non regala il raddoppio. Cherubini intuisce l'errore di Pirrone, ma con il mancino non riesce ad approfittarne fino in fondo. Il portiere biancorosso si rifà al 24esimo quando blocca con sicurezza la conclusione di Napolitano. La Lodigiani prova ad uscire fuori solo prima dell'intervallo. Abdalla è velocissimo e semina il panico, ma si perde sul più bello. Poche le emozioni anche nella ripresa e tutte concentrate in avvio. Se dopo 3 minuti Napolitano si incuna in aria ma spara alto, un minuto più tardi ecco il raddoppio biancoceleste. Marafini si inserisce e indovina il pallonetto vincente. Il punto esclamativo sulla vittoria non tarda ad arrivare. È il 13esimo quando l'incornata di Quaresima su corner di Napolitano fa calare il sipario sul match. Ci sarebbe gloria anche per il talentuoso numero 11 Cherubini, ma al 22esimo Pirrone si oppone al suo tentativo sotto misura. Finisce così al Melli, la Lazio cala il tris e consolida la vetta. Sono 11 le vittorie consecutive.